employees. Are you good at that, Jesse? Nella giunta di oggi si è dato continuità a quella che è stata la strategia di questi ultimi anni, e cioè di dare la possibilità dei mutui prima casa mantenendo i tempi di 7-8 mesi di attesa, e quindi con i rientri dell'ultimo semestre del 2013, 14 milioni circa, si sono finanziate quasi 150 domande, che quindi copriranno tutte le domande ritenute idonee arrivata agli uffici entro la fine di ottobre. E quindi questa è una misura importante non solo per queste famiglie che aspettano il mutuo prima casa, ma soprattutto anche perché nel contempo si dà un minimo di aiuto a quello che è il settore dell'edilizia privata, che è chiaramente fortemente in crisi come altri settori. E quindi su questa delibera si pone l'attenzione anche di parecchi cittadini che si aspettavano che la macchina non si fermasse. Renzo? Sì, come da impegno assunto nell'ultimo consiglio Valle, oggi si è proceduto a presentare un disegno di legge che prevede l'acquisizione delle risorse indispensabili per attivare un piano straordinario dedicato agli operai forestali e edili, che si svolgerà, diciamo, nei prossimi mesi, e che prevederà l'assunzione di circa 220 operai appartenenti a queste graduatorie, con un finanziamento che di 2.300.000 euro, che verrà attinto in questa fase da dei fondi presso il BIM. Questo permetterà, diciamo, l'assunzione di questi operai per 67 giornate, dando quindi una risposta importante ad una fascia diciamo svantaggiata, che sono quei signori e quelle signore over 45 per quanto riguarda le donne, over 55 per quanto riguarda gli uomini, che magari con più difficoltà avrebbero potuto essere, diciamo, partecipi a livello lavorativo delle assunzioni da parte delle ditte che invece si occuperanno dell'esternalizzazione dei lavori. Grazie. Per le altre delibere, turismo, sport, commercio e trasporto, sono state approvate ulteriori azioni promozionali a sostegno dell'offerta turistica regionale sui mercati esteri, iniziative volte all'organizzazione di viaggi di familiarizzazione in Valle d'Aosta per giornalisti e operatori turistici. La Giunta ha preso in esame l'approvazione del piano operativo annuale di indirizzo per il 2014 all'Ufficio Regionale di Turismo, che sarà inviato per parere al FER. Per quanto riguarda il territorio ambiente, la Giunta ha dato parere favorevole alla variante di piano regolatore generale del comune di Gressanti. Questo è un altro aspetto, finalmente un po' alla volta anche i piani regolatori vanno a fare. Sanità, salute e politiche sociali, è stata approvata l'erogazione di un acconto agli enti gestori dei servizi per anziani con un impegno di 1.700.000 euro. Per quanto riguarda l'istruzione e cultura, è stata approvata l'organizzazione della settimana della resistenza, il programma dal 28 aprile al 5 maggio per docenti e alunni primari e secondari di primo e secondo grado. È stato costituito il gruppo di coordinamento progetto innovativo per le strategie e l'organizzazione delle manifestazioni sportive e scolastiche che si svolgeranno a livello regionale negli anni 2013-2014. È stata approvata l'organizzazione della 52esima edizione del concorso Erlonia, che si svolgerà a Donas il 21, 22 e 23 maggio, così come della WTM Festival d'Autun e Internazionale de Patois, che è in programma a Courmayeur il 6 e 7 settembre. Per quanto è stata approvata la proposta di inviare al Consiglio regionale le linee di indirizzo pluriennali delle attività di rilievo europeo e internazionale da adottare da parte della Regione, dato parere favorevole al disegno di legge di disposizione per gli adempimenti degli obblighi della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Come sapete, ogni anno c'è da verificare quali sono e se ci sono delle norme che in qualche modo devono essere collegate o collegabili con queste disposizioni, e questa è
del risultato. Sono stati nominati i rappresentanti della regione negli organi sociali della SAV, che nella persona di Andrea Balducci, Massimo Gaudio, Paolo Conto e Luca Giacomo nel consiglio di amministrazione, e invece Jean-Claude Favre come sindaco effettivo e Corrado Cariani come supremo. Questo è quanto per me. Prego, se ci sono delle domande di chiarimento. Ma per quanto riguarda la situazione politica, chiedevo appunto se confermate quanto abbiamo detto nel comunicato ieri, cioè la disponibilità delle dimissioni a fronte di... Assolutamente sì, così dice la legge 21 è molto chiara su questo, questo proposito. Noi riteniamo che sia corretto non lasciare un vuoto amministrativo in questo periodo così delicato, e penso che anche la deliberazione di oggi la dicano lunga su questo tema, sugli impegni che ci sono e quello che deve essere portato avanti. Credo che non sarebbe giusto né giustificabile il fatto che ci sia un vuoto, un'assenza di prese di posizioni normative, come deve essere invece fatto per garantire ai cittadini quelli che sono i loro diritti. E quello che noi stiamo facendo è, naturalmente, nel momento in cui arrivi una proposta che vada in senso diverso, alternativo, noi siamo pronti alla dimissione. Ma nel momento in cui arrivi o nel momento in cui sia adottata dall'Aula? Credo che è l'Aula che decide. Voi avete l'impressione di poter contare ancora su una maggioranza a 18 consiglieri? Noi abbiamo oggi un mandato che è quello di andare avanti nel senso di lavorare per quello che è il programma che noi ci siamo dati, che stiamo portando avanti malgrado le difficoltà che ci sono oggettivamente. E lì ci fermiamo. Altre domande? Ma per quanto riguarda invece l'altra risoluzione approvata contestualmente sui dirigenti del casinò, lì cosa succede? Non lo so io cosa succede. Quel impegno, tra virgolette, approvato da quel documento, cosa comporta? Trasmettiamo all'azienda quello che qui è stato deciso. La regione non licenzia nessuno, per intenderci. L'azionista. No, scusate, i dirigenti non sono dipendenti regionali. Cioè, no, ma sono corretto, con l'azionista. L'azionista è un conto, c'è un consiglio d'amministrazione, non è che c'è un amministratore, non è che siamo noi che gestiamo. Qui cioè, è bene chiarire che non è come qualcuno che dice siamo proprietari, non siamo proprietari di niente, cioè siamo amministratori. Cioè, è ora di piantarla questa storia qui, quindi non è che siamo proprietari. L'amministrazione è un conto, non è che chi amministra di volta in volta è proprietario, si porta via un pezzo, cosa fa? Si vende? Andiamo lì di dire stupidaggi. In sostanza ci sono anche dei contratti, no? Con queste persone. I contratti dei dirigenti sono i contratti, poi io, come dico, noi prendiamo, questa è stata approvata, chiaramente la inviamo per dire è stata approvata questa, e loro esamineranno quello che è. Altre domande? Bene, buon weekend a tutti. Grazie a tutti.